Alessandro Manzoni inizia a scrivere il romanzo che ne consacrerà la fama nel gennaio del 1821 e ne completa una prima stesura nel 1823. La prima redazione del romanzo era intitolata Fermo e Lucia. Era suddivisa in 37 capitoli che occupavano in origine 4 volumi. Il Fermo e Lucia non venne pubblicato e fu rielaborato da Manzoni intorno al marzo 1824. L'autore sottopose la prima redazione del romanzo a una rigorosa revisione, da cui scaturì il testo pubblicato nel 1827 con il titolo di I Promessi Sposi, che rimarrà definitivo. È questa l'edizione in 3 volumi che gli studiosi chiamano ventisettana. Nella nuova edizione l'autore cambiò i nomi dei protagonisti. Fermo Spolino diventò Renzo Tramaglino, Lucia Zarella diventò Mondella. Conservò la stessa storia, ma organizzò diversamente la struttura. Da una materia narrativa in 4 parti e 37 capitoli, passò a una struttura unitaria in 38 capitoli. Tagliò intere digressioni e altre le ridimensionò. Dopo il 1827, nel clima culturale del Risorgimento, quando era diventata più pressante l'esigenza di una lingua nazionale, lo scrittore incominciò una nuova revisione, ma di tipo linguistico. Dal luglio all'ottobre del 1827, egli soggiornò a Firenze con l'intento dichiarato di risciacquare in Arno il romanzo, cioè, fuor di metafora, di conformare la lingua dei Promessi Sposi al fiorentino parlato dalla borghesia. L'edizione definitiva del romanzo iniziò a uscire a fascicoli, più di 100, tra il 1840 e il 1842. Dal punto di vista linguistico, questa edizione costituisce il modello della lingua letteraria italiana moderna, strumento sociale di comunicazione per un pubblico nazionale e popolare.